Entusiasmante vittoria del siciliano Alfonso Di Benedetto, insieme al suo navigatore Gino Abatecola, al settimo ronde rally di Sperlonga. Vediamo il servizio. Con il tripudio dei festeggiamenti su palco percorribile di Piazza Fontana termina il settimo Ronde Rally di Sperlonga, edizione vinta dal siciliano Alfonso Di Benedetto insieme al suo navigatore Gino Abatecola. Una vittoria praticamente arrivata dopo un testa a testa con il duo laziale Minchella e Garzuoli, con il terzo arrivo registrato invece da Fabio Gianfico, altro nome noto alle corse sperlongane. Una edizione ben riuscita senza particolari intoppi, la soddisfazione visibile dello storico organizzatore dell'evento, Leone La Rocca. Tutto bene, la cosa più bella è che tutti sono arrivati sul palco, qualche incidente di rito perché normalmente si va per correre, quindi qualche incidente succede, tutti lievi e fortunatamente. La cosa più che mi interessava molto di più è vedere tutti i piloti qui, entusiasti del nostro luogo, della nostra organizzazione. La Sperlonga Racing ormai è abbastanza assodata per quanto riguarda il team e il risultato è vedere tutti questi piloti da noi che si congratulano per quanto riguarda la nostra organizzazione. E poi la cosa più bella è sicuramente la location, che quest'anno veramente è stata bellissima, è un sole oggi, era primavera, guarda. La gara si è svolta su un tracciato di 9,5 km, la panoramica magliana tra Sperlonga ed Itri, da percorrere 4 volte. Dopo ogni corsa le auto hanno raggiunto il comune di Gaeta dove hanno effettuato il cosiddetto riordino davanti a molti appassionati e curiosi. Domenica 20 dicembre, il settimo Ronde Rally di Sperlonga, per la prima volta il riordino qui a Gaeta. Giornata salata, bellissima, bellissimo panorama, bellissime macchine. Ma bellissimo tutto, oggi è una giornata che dà lustro a questo rally e qui devo ringraziare ovviamente l'amico Quirino, l'amico Leo La Rocca che sono un po' le anime pulsanti dell'organizzazione di questo rally che dopo tantissime edizioni si riconferma come un evento prestigioso. La quarta PS si è svolta praticamente in notturna, accentuando lo spettacolo soprattutto nella parte iniziale del tracciato, nella parte alta di Sperlonga dove è stato disegnato un apposito percorso fatto di chicane e gimcane. Grande fatica ma grande soddisfazione alla fine degli organizzatori che pensano già alla prossima edizione. Sì, abbiamo già stilato un progetto ambizioso anche per l'anno prossimo, quindi è ovvio che per poter avere un know-how sempre in crescita bisogna lavorare. E abbiamo lavorato proprio da ieri con un incontro con alcuni vertici per poter fare qualcosa di molto più spettacolare, oltre alle solite prove speciali che facevamo.